letto la nostalgia del passato, ove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordar, casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può stare. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Romagna Mia. Grazie per voi, a voi che siete qui in teatro e a voi a casa che ci seguite numerosissimi. Lo testimoniano le vostre lettere e le vostre telefonate. Grazie veramente dal più profondo del cuore. Romagna Mia comincia come sempre con un collegamento esterno e naturalmente con Luciano Vasini. Luciano, mi senti? Dove ti trovi in questo momento? Ecco Nilla, io ti sento benissimo, però per la verità dirti dove mi trovo proprio non saprei, perché oggi abbiamo lavorato nella nebbia. Mi trovo vicino al pulmino, ecco l'unico punto di riferimento che posso avere è questo. Ci hanno detto che senz'altro ci troviamo in un posto importante. Ma scusa, ma l'ospite non l'hai trovato? Sì, ma tra non molto dovremmo esserci, perché siamo sempre alla ricerca del luogo proprio indicato, ecco, dai nostri esperti. Aspetta un attimo, scusami. Scusa, ma Nilla, non è Luana, è Luana? Mi pare, sono passata. Allora, guarda Nilla, seguila, mi sono tanto che seguila. Ci sia. Seguila, che senz'altro andrà in casa di qualcuno importante. Certo, io adesso vedo allora di andare a suonare. Corri. A questa porta e vedere che cosa succede. Di solito quando si suona qualcuno viene ad aprire. Allora io, Nilla, spero tanto che il posto sia questo. Ci hanno detto che
è qualcosa di eccezionale. Ah, ci siamo, guarda un po', è Raul. È Raul Nilla. Casadei. Nilla, ciao, ma ti possiamo Raul. Sentire? Senti, facciamo una cosa. Sì. Noi adesso andiamo dentro, ci rivediamo e ci risentiamo tra non molto. Va siamo bene. Cascati proprio bene. Molto a casa bene. Raul Casadei. Grazie. A dopo, infinito. Nilla, a dopo. Ci sentiamo dopo, grazie Luciano, grazie Raul. Ecco, abbiamo trovato veramente un ospite questa sera importantissimo. Quasi quasi mi ero spaventata, l'ho visto vicino al pulmino, ancora non si sapeva dov'era, però era vicino alla casa di Raul. Benissimo, come sempre anche la seconda persona che comincia la nostra trasmissione è un ospite fisso ed è Moreno Cavallotti. Ciao. Grazie, Moreno. Ciao Nilla. Senti Moreno, anche questa sera penso che la tua canzone è stata scritta in collaborazione col maestro Lamberto Lipparini che sta al pianoforte. A te Moreno, prego. Il titolo del brano che vi farò ascoltare è Illusioni. Vendono sogni quasi fosse realtà. Dicono sempre prova, è tanto bello, sai. Ma ora sto così, è stato inutile. Io tento sempre, ma ringrazio ancora te. Avevan detto prova, è un mondo nuovo, sai. Ed hanno illuso tanta gente come me. È tanto strano, sai, voler rivivere. E sento dentro me che non ci riuscirò. Eccomi qua, illuso senza forza. La vita è un'amarezza anche per me. Io cerco l'illusione, la trovo per minuti, poi va via, e rovinando vite senza umanità, tante famiglie senza pace e libertà, e io che sono così. Mi rendo conto, ma ci vuole volontà, non so se riuscirò. Eccomi qua, illuso senza forza, la vita è un'amarezza anche per me. Così io cerco l'illusione, la trovo per minuti, poi va via. Poi va via, eccomi qua. Così io cerco l'illusione, la trovo per minuti, poi va via. Poi va via. La vita è un'amarezza anche per me. Così io cerco l'illusione, la trovo per minuti, va via, va via. Eccomi qua, illuso senza forza, la vita è un'amarezza. Grazie. 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 Penso che non funziona il mio microfono, adesso do per un po'.
po' questo qui. Grazie Moreno per questa bellissima canzone, proprio nuova, nuova, nuova. Grazie mille. Appena fatta. È veramente bella. Se te lo dico io ci puoi credere. Eh sì, è la regina. No. E sei anche molto, molto bravo. Grazie maestro. Grazie. Tipparini. Grazie infinito. Oh, tieni stretto questo qui. Faccio anche il valletto. Bravo, vai anche il valletto. L'ospite che verrà adesso è veramente un personaggio straordinario. Pesa 71 kg nudo, vi leggerò una piccola scheda. Segni particolari, è spiritoso, professione cabarettista imitatore, hobby cabarettista imitatore. Ha preso parte a diversi programmi radiofonici, feste di piazza, teatri, discoteche di tutta Italia. Gioco delle coppie su Italia 1, Smile su Italia 1, Italia 7, Rete A e altre TV private minori. Concorsi, finalista al Festival Nazionale del Cabaret di Loano, trasmesso su Italia 1. Quinto classificato al Festival Nazionale del Cabaret di Grottamare. Aspirazioni. Successo, soldi e salute. Questa è la scheda di Mirko Alvisi. Two ladies, I'm the only mania. I like it. Ah, buonasera a tutti quanti. Io sono Palmiro Scanello, macellaio, modello, e questa chiaramente è Tina, la signora gallina. E io, cosa ride lei? Non ho ancora parlato, non ho ancora detto le cose giuste che bisogna dire, perché io nella mia macelleria, signori, sono forse il più grande di tutti, perché io amo gli animali, io li adoro gli animali, come vedete io ho dei signori animali, non avrei il coraggio di far male ad una mosca, ed infatti io gli animali non li uccido, sono loro che si suicidano con la pastiglia di cianuro, perché io con le bestie sono molto, molto remissivo, ma con l'uomo sono cattivo, perché l'uomo è cattivo, l'uomo pensa alla guerra, l'uomo pensa alle nefandezze, e invece le galline no, le galline pensano a fare le uova, perché le uova, signori, questo prodotto stupendo che arriva proprio da quel posto della gallina, insomma, guardate, signori, le uova così bianche, dov'è la Pizzi? Signora Pizzi, venga, venga qui, guardi, guardi che belle uova, guardi che stupende, guardi, mi scusi, sono uova di gomma, le ha fatte una gallina di plastica, d'altronde, eh? Vabbè, ad ogni modo andiamo avanti. Io, Tina, ti prego di scusarmi, Tina, stai qui. Tina è iscritta al CP, Comitato Italiano Penuti Indifesi. Infatti sembra che non voglia più subire le violenze di Gigetto il Galetto, il quale a sua volta è sfilato con un grande cartello. Le galline sono tutte delle oche. Ma è lo stesso, perché io con le bestie sono remissivo. Ma con l'uomo sono cattivo, eh! E allora andiamo a mostrarvi le stupende cose che abbiamo nella nostra macelleria. Guardate qua, carne da brodo di prima modello Gorbaciov, rossa che più rossa non si può. Dicevo, carne da brodo di prima, cioè di due settimane prima, 1.000 lire al chilo. E poi continuiamo, che ne so, potrei parlarvi del coniglio ripieno di pallini, pallini di cacciatore, 1.000 lire letto. E poi potrei parlarvi del vitello tonnato, 1.000 lire letto, del tonno vitelato, 1.000 lire letto. Ma io con le bestie sono remissivo, e con l'uomo che so capivo. E poi abbiamo le bracciole, guarda qua, guarda, guarda che ciccia che c'ho, le bracciole, 1.000 lire letto, in poltrona 5.000. E poi cosa vi posso dire, cosa vi devo far vedere ancora? Io sono un tipo, cos'è questo qui, che carne è questa, la poggiamo qua, non mi interessa, via, perché io coi microfoni sono buono, ma è con l'uomo che so cattivo. E allora cosa vi posso fare vedere ancora, perché nella mia macelleria abbiamo di tutto, noi abbiamo di tutto. Cosa vi posso far vedere? Guarda qua, l'osso di carne modello Schwarzenegger, tutto muscolo questo qui, guarda, guarda che ciccia che c'ho. E poi ti posso far vedere che cosa? Perché noi, i nostri porcellini, noi siamo affezionati, noi non li mangiamo tutti in una volta, quando gli tagliamo il prosciuttino gli facciamo la sua stampellina, così non piangono, li mangiamo un po' alla volta, perché siamo buoni con gli animali, con l'uomo che c'ho a te. E poi cosa ti posso far vedere ancora? Non lo so, è perché io sono un tipo un po' fatto così, io la carne la vendo al chilo, la vendo a letto, la vendo dove vuoi, è solo che delle volte mi...